sanità ha sospeso l'atto sulla contrattazione. Riparte il confronto tra sindacati e regione. Rinnovato il contratto integrativo alla GSG, Industria del Mobile di Appignano, più tutele per i 450 dipendenti. Ben ritrovati con 5 minuti CISL, settimanale di informazione a cura della CISL Marche, in redazione Cinzia Castignani. In questa puntata, in primo piano, la sospensione dell'atto regionale che scippava la contrattazione alle rappresentanze sindacali unitarie in area vasta, arrivato dopo il confronto tra sindacati e i vertici regionali dei giorni scorsi. A seguire, il rinnovo del contratto integrativo alla GSG Industria del Mobile di Appignano, istituiti il premio di risultato legato alla produttività e la banca ore e flessibilità per tutti i 450 lavoratori. Parlare di lavoratori in sanità vuol dire parlare dei pazienti, e se finora si è riusciti a garantire in tutte le aree vaste una buona assistenza, sicuramente migliorabile ma molto positiva, ai pazienti, è proprio perché i lavoratori hanno rinunciato a riposi, hanno fatto gli straordinari, hanno saltato le ferie, perché in una politica di tagli quale quella degli ultimi anni, solo con questi, con i sacrifici dei lavoratori, si è riusciti a garantire questa continuità assistenziale. Luca Talevi, segretario generale Funzione Pubblica della CISL, parla del ruolo dei lavoratori nel settore sanità dopo l'incontro tra le organizzazioni sindacali, il presidente della Regione Marche Ceriscioli, quello del Consiglio regionale Mastro Vincenzo e della Commissione Sanità Volpini. Segno di un ritrovato confronto tra sindacati e regione dopo la sospensione dell'atto sulla contrattazione per garantire piena agibilità del ruolo delle RSU nelle aree vaste. Il confronto con la regione è appena agli inizi, ci sono dei primissimi, diciamo così, approcci positivi da parte della regione di fronte alla grande mobilitazione dei 150 RSU riunite proprio per rivendicare il loro diritto a contrattare nelle aree vaste dove sono stati democraticamente eletti. Si avvia ora un percorso dove la regione si impegna a sospendere per 3 mesi i provvedimenti legislativi approvati alla vigilia di Natale ed avviare contestualmente un lungo confronto con il sindacato per decidere come affrontare un tema che per la regione è importante, che è quello di fatto del ruolo dell'ASUR all'interno di una realtà regionale come quella marchigiana, caratterizzata da 5 aree vaste e appunto una struttura come quella dell'ASUR. L'auspicio è quello di ritrovare un confronto più in generale sulle problematiche che riguardano la sanità nelle Marche, a partire dal rafforzamento dei servizi sul territorio, dice Sauro Rossi, segretario della CISL delle Marche. Ci aspettiamo che ci sia la possibilità di vedere attraverso quali atti si arriva a potenziale residenzialità, semiresidenzialità, si avviano le nuove case della salute e soprattutto si affronti il problema che dura da sin troppo tempo delle tariffe di accesso ai servizi, che devono essere concepite per evitare incrementi a carico delle famiglie. Con questa azienda aver fatto 2 contratti integrativi, secondo me è un ottimo passo. Quello di cui parla Massimo Gigli, lavoratore e delegato RSU Filca CISL, è un contratto integrativo all'avanguardia, segno del lavoro sano, in controtendenza rispetto ad una situazione generalizzata di difficoltà. Quello stretto alla GSG, Industria del Mobile di Appignano, è un accordo che istituisce il premio di risultato legato alla produttività collettiva e individuale, banca delle ore e flessibilità, come spiega Massimo Giacchetti, segretario generale Filca CISL delle Marche. È un contratto integrativo all'avanguardia perché stabilisce sulla parte salariale un premio variabile legato ai risultati aziendali e alle performance anche individuali dei lavoratori. È un contratto che concilia le esigenze di flessibilità dell'azienda, quindi un utilizzo intensivo degli impianti, con le esigenze anche di utilizzo dei permessi dei lavoratori. Abbiamo istituito una banca delle ore in cui i lavoratori possono, accedere per avere permessi durante l'anno, permessi straordinari durante l'anno. E poi affronta alcune questioni importanti come la formazione, l'ambiente di lavoro e imposta un sistema di relazioni sindacali e di confronto con l'azienda continuo durante l'anno, prevedendo degli incontri periodici tra RSU e direzione aziendale. E per 5 minuti CISL è tutto. Maggiori approfondimenti sul sito cislemarche.it. Grazie per averci seguito. L'appuntamento alla prossima edizione.